Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video di Scegli da Rocchi. Oggi vedremo qual è l'energia di una persona in particolare verso di voi. Non importa il tipo di rapporto che voi abbiate, l'importante è che vi conosciate. Quindi vi chiedo di pensare intensamente ad una persona e di vedere la vostra intuizione dove vi guida. Qui abbiamo tre diversi gruppi di carte. Abbiamo il gruppo numero 1 con il quarzo chiaro, gruppo numero 2 con la tormalina nera e gruppo numero 3 con il quarzo rosa. I tempi di ciascun gruppo sono riportati nella descrizione del video insieme a tutte le carte che utilizzo. Se la vostra intuizione vi guida nella scelta di più di un gruppo, potete sceglierne anche più di uno. Questo è un genere di video che è valido dal momento in cui lo si vede e se sentite che qualcosa non risuona, non forzate troppo le situazioni. Oggi utilizzerò il metodo della croce celtica. Detto questo, vi voglio ricordare che non faccio consulti privati, iniziamo subito con il gruppo numero 1. Allora, gruppo numero 1, l'energia generale della persona a cui avete pensato verso di voi è quella rappresentata dalla carta di difese. Quindi questo significa che questa persona al momento attuale potrebbe avere un atteggiamento difensivo nei vostri confronti, potrebbe avere delle barriere, potrebbe sentirsi forse sotto attacco per qualche motivo. In alcuni casi, se guardate bene anche questa carta, sembra quasi che questo gatto praticamente si nasconda. Potrebbe essere anche una persona con la quale è facile entrare in conflitto. Questa è la sua energia generale, però adesso vediamo con il metodo della croce celtica di avere più informazioni. Vi voglio ricordare che queste sono le energie attuali nel momento in cui state vedendo il video, quindi la situazione ovviamente potrebbe cambiare. Allora, chiedo di vedere qual è l'energia della presente della persona a cui hanno pensato voi del gruppo numero 1 verso di loro. Qual è l'energia del presente della persona a cui hanno pensato voi del gruppo numero 1 verso di loro? Allora, c'è la carta della 4 di spade e la carta dell'eremita, quindi queste sono due carte che parlano di una persona che effettivamente è ferma, è isolata, è una persona con la quale ci potrebbe essere per il momento un'assenza di comunicazione o comunque una sorta di pausa. Questa è una persona anche, visto che emerge nell'energia del 4 di spade, che ha quasi bisogno di riprendersi da qualcosa, quindi potrebbe essere accaduto qualcosa di pesante o forse un litigio, oppure c'è stata una situazione che ha portato in superficie delle ferite che questa persona praticamente aveva ed è come se avesse bisogno di riprendersi. Tra l'altro, questa combinazione di carte mi parla anche di una persona che cerca di risanare le proprie ferite, ovviamente se è in grado di fare un lavoro di introspezione. In altri casi invece è semplicemente una persona che cerca di prendersi del tempo per sé, di isolarsi, potrebbe essere più in disparte, potrebbe essere anche più fredda da un punto di vista emotivo. Adesso vediamo qual è la sfida della persona a cui hanno pensato voi del gruppo numero 1 verso di loro. Qual è la sfida della persona a cui hanno pensato voi del gruppo numero 1? Allora, la sfida è il 9 di denari, però è caduto in una posizione orizzontale. Fondo del mazzo c'è la carta del 4 di denari. Allora, se questo ha a che fare con il concetto di indipendenza, con la capacità di essere un'energia che è solitaria, un'energia di qualcuno che non ha bisogno di nessuno, quello che vedo è che questa persona ancora non ci riesce, quindi non riesce ancora completamente a non essere dipendente. Dipendente da voi per qualche motivo o comunque indipendente in senso generale. Questa è infatti anche una carta che parla di benessere economico, indipendenza a livello finanziario. Con i 4 di denari vedo che questa è una persona che potrebbe cercare di risparmiare oppure di accumulare denaro al fine di raggiungere una maggiore indipendenza da quel punto di vista. Se sapete che questa è una persona che ha una sorta di dipendenza verso di voi, ho l'impressione che questa persona voglia cercare di essere un'energia che è più libera. Vedo che ha dei blocchi, ha dei freni, ha delle resistenze che abbiamo già visto con l'energia generale. Vediamo cos'è la base di tutto, cos'è la base di questa situazione per quanto riguarda la persona a cui hanno pensato, quella del gruppo numero 1, cos'è la base di questa situazione? C'è la carta del giudizio e la carta del 5 di denari. Fondo del mazzo c'è la carta della papessa. Quindi ribadisco che tra voi e questa persona, sotto vedo che c'è il cavaliere di bastoni, tra voi e questa persona ci potrebbe essere un'assenza di comunicazione, qualcuno potrebbe fare ghosting, quindi si tratta di una persona che magari è scomparsa all'improvviso, oppure c'è effettivamente del silenzio. Avverto anche che questa è una persona che potrebbe avere dei segreti al momento attuale. Con la carta del 5 di denari emerge questa sensazione di freddezza, questa sensazione di qualcuno che si sente abbandonato, una persona verso la quale c'è indifferenza. Il fatto che ci sia il giudizio
Mi dice che questa è una decisione che qualcuno praticamente ha preso. Si può trattare di voi che avete preso la decisione di abbandonare questa persona oppure il contrario. E il fatto anche che ci sia giudizio mi dice che questa non è la prima volta che accade una cosa simile. Oppure è possibile che siano salite in superficie delle questioni del passato che non sono state risolte e si è verificata praticamente questa situazione. Questo 5 di denari si può ricollegare anche a delle questioni ovviamente che sono di natura economica e finanziaria. Questa potrebbe essere una persona che ha delle difficoltà da quel punto di vista e non è la prima volta che accade. E potrebbe essere relativo anche a decisioni che ha preso per quanto riguarda quel settore. Però in termini di rapporti ribadisco che c'è una sensazione di freddezza che emerge, come di mancanza. E questa è una persona che sta soffrendo anche al momento attuale, però a mio avviso non lo dice e non lo mostra. Ho anche l'impressione che questa sia una persona che potrebbe essere un po' inconsistente nei modi di fare, è una persona che persegue soprattutto il suo interesse. Vediamo che cosa ha in testa la situazione, su cosa si focalizza la persona che hanno pensato come gruppo numero uno verso di loro, su cosa si focalizza la persona che hanno pensato. Allora, questa è caduta al contrario, la carta del 9 di bastoni al contrario con la carta dell'appeso. Questa è una persona che si sente sconfitta, è una persona che sente di doversi arrendere, di non lottare più, di non insistere. Mi sembra una persona molto insicura anche, una persona che ha difficoltà a perseguire qualcosa, a combattere, a persistere. Avverto anche che è stata comunque molto ferita da qualcosa che è successo in rapporto a voi. Con la carta dell'appeso vedo anche che c'è una situazione che è ferma, una situazione che sembra non muoversi. Sotto vedo che c'è il fante di bastoni, quindi questo potrebbe avere a che fare con la comunicazione per molti di voi o con delle azioni che questa persona vorrebbe perseguire nei vostri confronti, ma a quanto pare sembra essere ferma. È una persona che forse si è arresa nell'ambito della situazione con voi. Vediamo cosa è successo nel recente passato a questa persona, nei vostri confronti. Quindi, cosa è successo nel recente passato alla persona a cui hanno pensato quel gruppo numero uno verso di loro? Cosa è successo a questa persona in rapporto a quel gruppo numero uno nel recente passato? C'è la carta del 7 di denari e la carta della morte. Quindi per molti di voi ci potrebbe essere stata effettivamente una chiusura o qualcosa che si è avvertito essere tale. Con il 7 di denari vedo che c'è stata attesa nell'ambito di una situazione. Ho anche la sensazione che questa persona abbia messo in atto delle azioni, come se avesse appunto seminato, per provocare questa chiusura. Cioè era qualcosa che qualcuno si aspettava che accadesse. Questa è un po' la percezione che ho. È come se si fosse investito in tal senso, come se si fossero mossi i passi verso questa chiusura. Quindi magari voi ve lo aspettavate oppure questa persona se lo aspettava. Un'altra percezione che ho con questo 7 di denari è che qualcuno potrebbe avere fatto una grossa trasformazione nell'ambito di una situazione che concerne qualcosa in cui impegnarsi, porre energie, investire. Quindi questo potrebbe avere a che fare con questioni economiche e finanziarie, ricollegandomi al discorso di prima, oppure potrebbe avere a che fare con i rapporti, quindi investimenti in termini di tempo, di energie, di affetto. Qualcosa è cambiato, ma in una maniera drastica, in una maniera che potrebbe essere forse anche dolorosa in alcuni casi. Adesso vediamo qual è l'energia del prossimo futuro. Quindi qual è l'energia del prossimo futuro della persona a cui ho pensato, quel gruppo numero uno verso di loro? Qual è l'energia di questa persona verso quel gruppo numero uno nel prossimo futuro? C'è la carta dell'otto di denari e la carta del sole. Allora, molti di voi hanno a che fare con un segno di terra, Capricorno, Vergine, Toro, perché vedo molta presenza della terra per quanto riguarda questa persona. Altrimenti si tratta di qualcuno che è molto pratico. Questa è una persona che si muove in una maniera che è estremamente lenta. Emerge anche l'energia di qualcuno che è attento ai dettagli. Questa è una persona che è molto precisa in alcuni casi e vedo anche che è una persona che tende a lavorare tanto. Con questo 8 di denari come energia futura, vedo che questa persona inizia a porre la sua attenzione, il suo sforzo verso qualcosa che concerne voi. E la mia percezione è anche che questa persona si stia preparando per uscire allo scoperto oppure per rivelare qualcosa con questa carta del sole. Quindi
Quindi è possibile che stia cercando di capire esattamente quale sia l'approccio giusto da scegliere, oppure cosa scrivere, cosa fare. Ma dietro tutta questa operazione c'è un lavoro, che questa persona praticamente sta facendo. È come se si stesse preparando per fare qualcosa che deve uscire praticamente allo scoperto. Se questo attiene anche a questioni lavorative, quello che vedo è che questa persona troverà la sua ispirazione, cioè lavorerà in qualcosa che rende questa persona felice con questa carta del sole. Quindi se questa persona ha avuto dei problemi a livello finanziario ed economico e questi problemi hanno inciso nel rapporto con voi, vedo che quella situazione praticamente sta migliorando. Adesso vediamo qual è l'approccio di questa persona nei vostri confronti, quindi qual è l'approccio della persona che hanno pensato voi del gruppo numero 1 verso di loro. Interessante perché c'è la carta del 4 di bastoni e c'è la carta del 6 di spade. Quindi sì, questa persona sicuramente si è trovata in difficoltà. Avverto anche che questa persona potrebbe aver litigato in alcuni casi con voi, oppure si potrebbe essere comportata in una maniera dispettosa, in una maniera arrogante. Forse voleva cercare di prevaricare nell'ambito di una situazione, ma vedo che sta uscendo fuori da quel tipo di energia. E lo sta facendo appunto con questo distacco a livello mentale, con questo spostamento che è rappresentato da 6 di spade. Però vedo che si sta muovendo verso il 4 di bastoni, quindi verso questo concetto di unione, verso questo concetto di maggiore stabilità. Quindi nei vostri confronti, in realtà, questa persona vorrebbe avere una situazione più pacifica, più armoniosa, possibilmente un'unione, ma le cose attualmente sembrano essere ferme. È questa stessa persona che deve cercare praticamente di andare verso uno spazio mentale più calmo per poter poi arrivare ad un'effettiva stabilità nel rapporto con voi. Adesso vediamo quali sono i fattori esterni. Quali sono i fattori esterni della persona a cui hanno pensato voi del gruppo numero 1 verso di loro? Quali sono i fattori esterni? 10 di bastoni, fondo del mazzo, 9 di spade. Allora, i fattori esterni potrebbero riguardare la vostra energia o l'energia che circonda praticamente questa persona. Se si tratta della vostra energia, voi siete stanchi. Questo è quello che percepisco perché avvertite qualcosa di pesante che ha a che fare con questa persona. C'è una situazione forse che si è trascinata, si è accumulata e iniziate a sentire praticamente questa stanchezza, oltre che stress che emerge con la carta da 9 di spade. Se questa invece è l'energia che circonda questa persona, c'è qualcosa di pesante, che coinvolge questa persona, che coinvolge una situazione nella quale lei si trova e si tratta di qualcosa che è stato accumulato nel corso del tempo e che è anche molto stancante. Avverto anche l'energia di qualcuno che non riesce a dormire molto, l'energia di qualcuno che sembra essere particolarmente stressato. Adesso vediamo quali sono le speranze o le paure di questa persona per quanto riguarda il rapporto con voi. Quindi, quali sono le speranze o le paure della persona che hanno pensato quelle del gruppo numero 1 verso di loro? Che speranze o paure ha la persona che hanno pensato quelle del gruppo numero 1 verso di loro? C'è la carta della giustizia e la carta del 5 di bastoni. Quindi, se ci dovessero essere stati dei conflitti, quello che vedo è che questa persona vuole cercare di riportare un equilibrio. Vuole cercare di fare giustizia, che la situazione praticamente venga nuovamente bilanciata, questo è il senso. Questo 5 di bastoni, se non concerne i conflitti, riguarda le complicazioni, quindi laddove ci sono state complicazioni, ostacoli, situazioni particolarmente complicate, dove magari c'erano diverse persone anche coinvolte che si mettevano di mezzo oppure che interferivano. Questa persona vuole che ci sia giustizia, vuole che ci sia equilibrio, che qualcosa venga aggiustato. Adesso vediamo qual è il risultato per quanto riguarda la persona che ha pensato vedere il gruppo numero 1 verso di loro. Qual è il risultato per quanto riguarda la persona che ha pensato vedere il gruppo numero 1 verso di loro? Qual è il risultato? Allora, sul fondo del mazzo c'è il sole. Poi c'è la carta del mago e la carta del 4 di denari. Allora, questa è una persona che a mio avviso nasconde qualcosa, ve lo dico chiaramente, perché è come se questa persona cercasse di tenere per sé
Se le cose che vuole far accadere, le cose che vuole far manifestare nel rapporto con voi, ho anche la percezione che questa sia una persona possessiva, una persona che vuole cercare di trattenervi in qualche maniera, qualcosa che sta pensando di fare, che sta pianificando, verrà esposto con la carta del sole. Andiamo a chiarire, vediamo perché c'è il mago con il 4 di denari per quanto riguarda la persona che hanno pensato vedere il gruppo numero 1 verso di loro. Fatemi vedere perché c'è il mago con il 4 di denari. Cosa riguarda questo mago con il 4 di denari? C'è il re di spade e la carta della temperanza. Alcuni di voi potrebbero avere a che fare con un segno d'aria, acquario, gemelli oppure bilancia, emerge anche la presenza del sagittario. Questa potrebbe essere una persona che si è indurita molto dal punto di vista emotivo, una persona che ha scelto di porre la logica e la razionalità praticamente al primo posto, ma vedo che è una questione di tempo finché trovi un suo equilibrio. Questa è anche una persona che è molto strategica, a mio avviso, che le cose le tiene per sé, che non le rivela. Se questa persona si è distaccata perché si doveva calmare, vedo che accadrà che nel momento in cui troverà il suo equilibrio e si sentirà in un'energia più forte e più determinata, allora quello sarà il momento in cui si farà avanti o comunque cercherà di fare qualcosa nei vostri confronti, però vedo che qualsiasi cosa sia, a quanto pare sembra essere nascosta, cioè è qualcosa che questa persona non vuole del tutto rivelare. Ho l'impressione che questa sia una persona anche molto strategica che cerchi forse di controllarvi in qualche maniera. Ovviamente nei casi più gravi questa è una persona che è molto possessiva, in altri casi questa è una persona che invece non vi vuole lasciare andare. Quindi questo è quello che praticamente vuole fare. Vi voglio ricordare che la carta del sole era presente sul fondo del mazzo sia per quanto riguarda l'otto di denari che il mago di 4 di denari. Quindi qualcosa praticamente verrà esposto, soltanto che fino a quel momento questa persona non lo rivelerà, questo è come emerge. Io vi ringrazio per aver scelto il gruppo numero 1 e adesso passo al gruppo numero 2. Allora, gruppo numero 2, l'energia generale della persona a cui avete pensato nei vostri confronti è quella rappresentata dalla carta di segreti, quindi è possibile che questa persona abbia nei vostri confronti dei segreti, che ci sia qualcosa che non dice, che non rivela, che si tiene per sé, quindi potrebbe nascondere qualcosa al momento in cui state vedendo il video, oppure è possibile che sia questa stessa persona a nascondersi, quindi a non parlare, a non rivelarsi, e ci potrebbero essere tante cose che sono rimaste irrisolte forse anche con questa persona. Mi rivolgo a quelli che non sono in comunicazione. Alcune cose non sono del tutto chiare, questo è praticamente come emerge. Adesso vediamo qual è l'energia del presente. Quindi, qual è l'energia del presente della persona a cui hanno pensato, quello del gruppo numero 2 verso di loro? Qual è l'energia del presente? C'è la carta dell'eremita e la carta della sette di bastoni. Questo mi ricorda un po' il gruppo numero 1 perché anche loro avevano la carta dell'eremita che era sul fondo del mazzo per quanto riguarda l'energia del presente. Appena ho visto l'eremita ho fatto caso a questa luce che è molto simile a quella della carta di segreti. C'è bisogno di fare luce, c'è bisogno di fare chiarezza, qualcosa è poco chiaro, qualcosa è stato nascosto. Questa persona potrebbe non aver rivelato qualcosa di importante che potrebbe venire però alla luce. Fate caso anche a questa persona qui del 7 di bastoni, qui vedo che c'è il 2 di spade, quindi un atteggiamento quasi di sbarramento, di chiusura che emerge, oltre ovviamente a possibili indecisioni riguardo delle scelte che devono essere fatte. In questa carta del 7 di bastoni si vede una persona che è davanti a questa luce, è come se questa persona non volesse far vedere qualcosa che nasconde, è come se una chiarezza venisse nascosta ed è dietro una porta. Forse c'è un segreto che questa persona non vuole rivelare, oppure è possibile che ci sia qualcosa che questa persona non vuole esporre, forse non si vuole esporre lei in alcuni casi. Questa è una persona anche che al momento attuale potrebbe essere più in disparte, potrebbe essere più isolata. Con questo 7 di bastoni avverto anche che questa è una persona che si sente forse sotto attacco, per quanto riguarda voi, quindi è possibile che ci siano stati forse degli scontri o delle discussioni. Questa è una persona che vi potrebbe avere scacciato forse in alcuni casi. Vediamo qual è la sfida. Qual è la sfida della persona a cui hanno pensato voi del gruppo numero 2 verso di loro? Qual è la sfida? C'è la carta dell'imperatrice
fondo del mazzo c'è la carta del 2 di denari. Questa persona deve superare un'indecisione che ha e anche delle possibili insicurezze. Deve essere una persona che deve acquisire maggiore sicurezza in se stessa. E ho la percezione che questa persona si chieda se nel rapporto con voi ci siano delle possibilità, delle potenzialità di sviluppo, di poter iniziare qualcosa nello specifico. L'imperatrice rappresenta anche una donna che è incinta, quindi per alcuni potrebbe essere coinvolta una gravidanza e ci potrebbe essere anche una madre che è coinvolta praticamente nella vicenda, quindi una persona che ha dei figli. La sfida di questa persona è quella di dare inizio a qualcosa, è quello di creare praticamente una nuova fase, però con questo 2 di denari vedo che c'è incertezza, ci sono dei dubbi. Questa potrebbe essere anche una persona che è spesse volte incoerente e ambigua forse anche nel modo di fare. Adesso vediamo cos'è la base di tutto, cos'è la base di tutto per quelli che hanno scelto il gruppo numero 2. Cos'è la base di tutto? Cos'è la base di tutto? Allora, c'è la carta della luna e la carta della temperanza. Quindi ribadisco il concetto che questa è una persona che potrebbe essersi nascosta oppure che potrebbe avere dei segreti. C'è una situazione nella quale risulta esservi della confusione perché ci sono delle questioni che sono poco chiare. C'è bisogno di maggiore chiarezza che è rappresentato da questo sole che vedo in questa carta, però occorre tempo, occorre avere pazienza, occorre anche che ci sia maggiore equilibrio, specialmente laddove le emozioni sono state particolarmente intense. Se questa persona ha sofferto, vedo che ha bisogno di riprendersi, ha bisogno di calmarsi, ha bisogno di avere anche maggiore chiarezza, che forse adesso sta cercando con quella carta dell'eremita. Quindi alla base di tutto c'è una situazione che è poco chiara e possibilmente c'è una persona che si nasconde, una persona che non parla, qualcosa che non viene praticamente rivelato. Però a mio avviso è una questione di tempo affinché quella porta praticamente si apra e che questa luce venga fuori, che questo segreto venga fuori, oppure che questa persona si esponga. Vediamo cosa è in testa la situazione, quindi su cosa si focalizza la persona, quello pensato qui del gruppo numero 2, nei loro confronti, su cosa. Questa è proprio al contrario. Ed è la carta del 4 di bastoni al contrario, con la carta dell'8 di coppe. Quindi questa persona pensa al fatto che nel rapporto con voi c'è una sorta di instabilità. È possibile che ci sia stato un distacco che qualcuno ha fatto, specialmente dal punto di vista emotivo, qualcuno si è distaccato, si è raffreddato. Per alcuni è possibile anche che ci sia un matrimonio che è coinvolto nella vicenda dove ci sono stati dei grossi, problemi. Adesso vediamo che cosa è successo nel recente passato a questa persona, quindi qual è l'energia della persona a cui hanno pensato quelli del gruppo numero 2 nel recente passato, cosa è successo a questa persona nel recente passato per quanto riguarda quelli del gruppo numero 2. Fondo del mazzo c'è la carta della giustizia e poi abbiamo la carta del 2 di spade, quindi questa persona, c'è molta energia della bilancia comunque. Questa persona nel recente passato si è trovata ad un bivio, si è trovata ad essere molto indecisa riguardo una situazione. C'era molta confusione, mancanza di chiarezza per quanto riguarda delle scelte importanti che doveva fare. Per alcuni queste scelte potrebbero avere a che fare con questioni legali oppure giudiziarie, per altri invece nel bisogno di agire nel giusto nell'ambito di una situazione. Quindi questa persona si è chiesta quale fosse la scelta giusta da fare, ma aveva molta incertezza al riguardo. Questo 2 di spade potrebbe anche indicare un'energia di chiusura, di sbarramento. Questa persona ha pensato che forse quella fosse la scelta giusta e mi viene da notare che entrambe queste persone hanno gli occhi che sono coperti, c'era qualcosa che qualcuno non ha voluto vedere oppure ha voluto non far vedere. Ho l'impressione che questa persona non voleva che voi vedeste un lato di lei che non voleva appunto rivelare per qualche motivo. Qualcosa che ha a che fare con qualcosa che si vede. Questo è un messaggio che è molto specifico, perché vedo questi occhi che sono coperti, quindi ha a che fare soprattutto con qualcosa che si vede. Adesso non so come possa risuonare per voi, seguite la vostra intuizione al riguardo e non prendete il messaggio se non risuona, se la vostra intuizione non vi dice niente al riguardo, però è un messaggio molto forte. Vediamo nel prossimo futuro qual è l'energia della persona a cui ho pensato, vede gruppo numero 2 verso di loro. Nel prossimo futuro che energia avrà?
la persona a cui hanno pensato quelli del gruppo numero 2 adesso di loro. C'è la carta del 9 di bastoni e la carta del 6 di bastoni. Allora, mi vengono in mente diverse cose. Nel prossimo futuro questa persona potrebbe ancora avere delle difese che sono alte e lo fa per una questione di orgoglio. Lo fa perché ha bisogno forse anche di proteggersi per qualche motivo. Però, insomma, cerca di alzare delle barriere. E nel far questo si sente vincente, si sente una persona vittoriosa. È una persona anche che a mio avviso vuole avere le vostre attenzioni, quindi è possibile che mettendo queste barriere, oppure essendo in questa energia difensiva, ottenga maggiormente le vostre attenzioni, quindi si può trattare praticamente di una tattica. Però per altri è anche possibile che questa sia una persona che non vuole mollare fino a quando non vince. E adesso non so questo come possa risuonare, perché è possibile per alcuni di voi che questa sia una persona che vuole cercare di persistere, di perseverare per ottenere qualcosa da voi e finché non lo ottiene, questa persona non si sente vincente. Quindi questa è una persona che combatte, nonostante le difficoltà, nonostante le ferite, comunque questa è una persona che insiste. E vuole vincere a tutti i costi. Avverto l'energia del 5 di spade, che comunque non vedo, però percepisco. Cioè, mi sembra una persona che è molto orgogliosa, una persona anche che è molto passionale. Vediamo adesso qual è il suo approccio alla situazione. Quindi, ecco, subito è caduta la carta del 7 di bastoni. Fondo del mazzo c'è la carta del re di denari. Alcuni di voi potrebbero avere a che fare con un segno di terra, capricorno, vergine oppure toro. O altrimenti si tratta di una persona che è molto pratica, una persona che a volte è anche molto lenta nei modi di fare, una persona che potrebbe essere molto incentrata sul suo lavoro. Per alcuni è possibile che con questa persona ci siano dei rapporti di tipo lavorativi, oppure che sia la persona con la quale siete in una relazione che è stabile. Si può trattare anche di una persona che è sposata. Il fatto che ci sia il 7 di bastoni come approccio mi dice che questa persona ha delle difese alte nei vostri confronti, potrebbe essere l'energia di qualcuno che tende a scacciare o comunque ad essere maggiormente isolato. E ripeto ancora il concetto che questa è una persona che tende a nascondere qualcosa che non vuole rivelare a quanto pare. Questo potrebbe avere a che fare con questioni lavorative, con questioni legate forse al matrimonio, se questa è una persona che è sposata. A mio avviso questa persona cerca di alzare le sue difese per avere maggiore stabilità, cioè per sentirsi in un'energia che è più solida, che è più stabile. Adesso vediamo quali sono i fattori esterni per quanto riguarda la persona, quello pensato quello del gruppo numero 2 verso di loro. Quali sono i fattori esterni? Quali sono i fattori esterni? C'è la carta del 4 di denari e la carta del 6 di denari. I fattori esterni possono riguardare la vostra energia oppure l'energia che circonda praticamente questa persona. E con i 4 di denari e 6 di denari vedo che c'è qualcuno che non dà, qualcuno che non è molto generoso, che si tiene più che altro le cose per sé, che non vuole dare, non vuole concedere. Ad esempio, si può trattare di voi se siete in un atteggiamento che è più chiuso nei confronti di questa persona. Prima magari voi eravate più generosi, però avete smesso di dare, avete deciso praticamente di tenervi le cose per voi, oppure si può trattare di questa stessa persona che ha questo atteggiamento, che è più chiuso. Adesso vediamo quali sono le speranze o le paure della persona che hanno pensato voi del gruppo numero 2 verso di loro. Quali sono le speranze o le paure della persona che hanno pensato voi del gruppo numero 2 verso di loro? Allora, quello al contrario, sotto c'è l'asso di bastoni, poi abbiamo la carta del fante di spade al contrario. Allora, per alcuni è possibile che questa persona voglia superare quelle barriere e quell'atteggiamento difensivo che ha per abbracciare poi un nuovo inizio. Ci potrebbe essere molta attrazione, tra voi e questa persona. Se non si tratta di attrazione, si tratta comunque del fatto che questa persona vuole cogliere delle opportunità. Vuole che ci sia un nuovo inizio nel rapporto con voi e vuole calare quelle difese, vuole uscire magari di più allo scoperto, specialmente se questa è una persona che tende spesso a spiarvi, a nascondersi, ad osservarvi a distanza, insomma, vuole cercare di entrare in azione. Questa è la speranza che praticamente ha. Altrimenti potrebbe indicare che questa persona vuole avere questo nuovo inizio, vuole cogliere un'opportunità, però non abbia tutte le informazioni a disposizione.
Cioè c'è qualcosa che a questa persona è poco chiaro, forse voi siete un po' ambigui nei suoi confronti oppure confondete questa persona e questa persona spera di poter acquisire tutta la chiarezza prima di poter abbracciare questa opportunità, quindi prima di farsi avanti, prima di fare qualcosa nei vostri confronti, questa persona ha bisogno di avere chiarezza, ha bisogno di avere informazioni. Quindi spera di uscire fuori da quel tipo di situazione nella quale le cose sono poco chiare. Adesso vediamo qual è l'energia del risultato della persona che hanno pensato voi del gruppo numero 2 verso di loro. Allora, c'è la carta della regina di spade caduta in una posizione orizzontale, quindi segno d'aria, acquario, gemelli oppure bilancia, la bilancia è molto forte, poi abbiamo la presenza della torre e poi abbiamo la giustizia. L'energia che emerge è quella di qualcuno che ha fatto un taglio e l'ha fatto in una maniera improvvisa, in una maniera che è drastica, l'altra persona praticamente non se lo aspettava. Oppure qualcuno ha detto una cosa che l'altra persona non si aspettava, ma l'ha fatto in una maniera tagliente, perché emerge l'energia di una persona che è molto razionale, una persona che è molto logica, una persona che è fredda dal punto di vista emotivo. Ma chiunque abbia fatto quel taglio, oppure abbia fatto quel gesto, abbia detto quelle parole molto forti e molto dure, l'ha fatto per una questione di giustizia. L'ha fatto perché doveva cercare di rispettare se stessa. Ho anche l'impressione che qualcosa verrà alla luce con quella carta, qualcosa diventerà più chiaro e avrete un senso di maggiore giustizia. Andiamo adesso a chiarire perché c'è la regina di spade con la torre. C'è la carta del folle e la carta del 9 di spade. Qualcuno decide di liberarsi dalle proprie paure, qualcuno decide di fare qualcosa che prima era considerato come rischioso. Questo gesto improvviso, che questo evento improvviso che si sta per verificare oppure che si è già verificato, è stata la spinta per fare qualcosa che prima invece si aveva paura di fare. Ad esempio, se tra voi e questa persona la situazione era già instabile, nel momento in cui questa persona si è comportata così, voi avete deciso di dare un taglio, siete divenuti più freddi nei suoi confronti, di lasciare che le cose praticamente crollassero e di abbracciare un nuovo inizio, cioè non sapete cosa verrà dopo, chi verrà dopo. Questa era una cosa che prima vi spaventava. Ma gli eventi si sono mossi per spingervi a sfidare quelle che sono le vostre paure e a fare un taglio che è drastico e questa persona avverte questo tipo di energia. Ecco perché questa persona sente il bisogno anche di difendersi da un certo punto di vista, perché avverte la vostra freddezza e si chiede se ci possa essere poi un nuovo inizio. E penso anche che questa sia una persona che vi tema, che abbia paura, potrebbe avere delle ansie oppure delle paranoie per quanto riguarda voi. Questa è una persona che potrebbe avere paura di rivelare qualcosa, paura di parlare in una maniera chiara e diretta perché sa che voi potreste andare a toccare determinati argomenti che la potrebbero destabilizzare. Quindi questa è una persona che per quanto riguarda voi si sente praticamente fuori equilibrio. Questo è come emerge. Io vi ringrazio per aver scelto il gruppo numero 2, adesso passo al gruppo numero 3. Allora, gruppo numero 3, l'energia generale della persona a cui avete pensato nei vostri confronti è quella rappresentata dalla carta di sblocco. Se ci dovesse essere stato un blocco sui social media, è possibile che questa persona voglia sbloccarvi oppure voglia cercare una maniera per sbloccarsi. Mentre se non ci dovesse essere stato nessun blocco, questa carta indica altro. È possibile che ci sia stata una situazione nella quale qualcosa era fermo, c'era la sensazione che qualcosa fosse bloccato. Questa stessa persona potrebbe essersi bloccata verso di voi, nel senso che si è chiusa di più oppure aveva un atteggiamento più difensivo. Con questa carta vedo che qualcosa praticamente cambia. C'è una situazione che si sblocca che riguarda il rapporto tra voi e questa persona. Adesso vediamo qual è l'energia del presente della persona a cui hanno pensato quelli del gruppo numero 3 verso di loro. Qual è l'energia del presente della persona a cui hanno pensato? C'è la carta della luna e la carta del 5 di spade. Allora, per alcuni questa è una persona che ha dei segreti oppure una persona che si nasconde. Il motivo per cui lo fa è per dispetto, cioè questa è una persona che vuole cercare
di vincere nell'ambito di una circostanza, cercare di risultare quella che ne esce vincente, quella che ne esce meglio. Però si tratta di autosabotaggio o si tratta di un atteggiamento che è molto dispettoso semplicemente. Per alcuni ci potrebbero essere stati dei conflitti e in merito a questi conflitti c'è tanta confusione, cioè le cose sono praticamente poco chiare. Invece per altri percepisco proprio che questa è una persona che nasconde qualcosa e lo fa per dispetto oppure si nasconde per motivi di dispetto. Adesso vediamo qual è la sfida. Qual è la sfida della persona che hanno pensato quella gruppo numero 3 verso di loro? Qual è la sfida di questa persona verso quella del gruppo numero 3? Incredibile, la luna con il sole. E abbiamo la carta del fante di bastoni. La sfida è fare esattamente l'opposto di quello che sta succedendo, praticamente, nel momento in cui voi state vedendo il video. Cioè, se questa persona è nascosta, la sua sfida è esporsi. Se questa persona ha dei segreti, la sua sfida è quella di rivelarli. Se c'è una situazione che è confusa, la sfida è quella di acquisire chiarezza o di portare chiarezza. Il fatto che ci sia il fante di spade mi dice che per molti di voi questo è connesso alla comunicazione, quindi c'è bisogno di comunicare qualcosa, c'è bisogno di parlare, di muoversi, di non restare praticamente fermi. Adesso vediamo cos'è alla base di tutto per quanto riguarda la persona che hanno versato quel gruppo numero 3 verso di loro. Cos'è la base di questa situazione? C'è il 4 di spade e poi c'è la carta del 9 di denari. Alla base di tutto c'è l'energia di qualcuno che è in disparte, di qualcuno che è stato solo, di qualcuno che ha bisogno di focalizzarsi principalmente su di sé e di riprendersi anche da qualcosa che potrebbe essere stato abbastanza difficile o anche doloroso. È possibile che tra voi e questa persona ci sia una sensazione di pausa e c'è l'energia di una persona che è più indipendente, più solitaria. Adesso vediamo su cosa si focalizza la persona che ho pensato quella del gruppo numero 3 verso di loro. Cosa pensa questa persona, quella a cui hanno pensato quelli del gruppo numero 3, per quanto riguarda quelli del gruppo numero 3? Che cosa ha in testa questa persona? Su cosa questa persona si focalizza per quanto riguarda le persone del gruppo numero 3? Allora, c'è la carta dell'imperatrice e la carta del 9 di denari. Questa persona si focalizza sul fatto che voi potreste essere un'energia che è molto abbondante, l'energia di una persona che è attraente, l'energia di una persona che non ha bisogno di nessuno. Ho la percezione che vi veda in questa maniera e che pensi in questa maniera. Per alcuni è possibile che questa persona stia anche pensando a come avere un nuovo inizio, come avere uno sviluppo, come cercare di essere anche un'energia che è più indipendente dal punto di vista materiale ed economico, come dare nascita a qualcosa che possa portare a maggiore stabilità da quel punto di vista. Adesso vediamo cosa è successo nel recente passato. Ecco qui, subito c'è la carta della regina di coppe e poi c'è la carta del giudizio. Quindi emerge un segno d'acqua, cancro, pesci oppure scorpione. Nel recente passato questa persona, se si tratta dell'energia di questa persona, era molto sensibile. Era molto vulnerabile dal punto di vista emotivo, ma anche a contatto praticamente con le sue emozioni. È possibile che siano salite alla memoria dei ricordi, siano salite in superficie delle questioni del passato che hanno portato questa persona ad addolcirsi di più per quanto riguarda voi. Questa regina di coppe potrebbe anche rappresentare la vostra stessa energia se nel recente passato avete preso un'importante decisione che concerne questa persona, magari rispetto a delle questioni del passato che tendevano a ripetersi in una maniera che forse era ciclica. Adesso vediamo qual è l'energia del prossimo futuro della persona a cui hanno pensato quelli del gruppo numero 3 verso di loro. Qual è l'energia del prossimo futuro della persona a cui hanno pensato quella del gruppo numero 3 verso di loro? Qual è l'energia del prossimo futuro? C'è la carta del 3 di coppe e la carta dell'eremita. Questa persona, a mio avviso, uscirà allo scoperto, cioè questa persona si farà da capo risentire perché il 3 di coppe parla di possibili incontri, riconciliazione, ripristino dei contatti. E il fatto che ci sia l'eremita sul fondo del mazzo mi dice che è la situazione dalla quale questa persona viene fuori,
per poter arrivare a questo incontro, per poter arrivare a questa riconciliazione, in alcuni casi passare del tempo con voi, migliorare la situazione con voi anche. Quindi questa persona da che era isolata praticamente vuole riavvicinarsi, questo è come emerge, vuole cercare di ripristinare possibili contatti, uscire allo scoperto, come vi ho detto praticamente prima. Adesso vediamo qual è l'approccio della persona che hanno pensato qui del gruppo numero 3 verso di loro. Qual è l'approccio di questa persona verso quello del gruppo numero 3? Qual è l'approccio? Qual è l'approccio di questa persona verso quello del gruppo numero 3? Allora, c'è la carta della morte, la carta del cavaliere di coppe e la carta degli amanti sul fondo del mazzo. Questa persona sente un legame molto forte con voi, ci potrebbe essere stata una chiusura, oppure una sensazione di chiusura, qualcosa che è stato molto duro, che ha portato a una grossa trasformazione, però vedo che questa persona vuole uscire fuori da quel tipo di energia, vuole seguire le sue emozioni, i suoi sentimenti, è una persona che si sente particolarmente legata a voi, quindi vuole cercare di arrivare potenzialmente ad una unione. Si sente molto attratta a quanto pare. Se non si tratta di un rapporto di tipo sentimentale, questa è una persona che dopo delle difficoltà che ci sono state vuole cercare di fare pace o comunque di riavvicinarsi. Adesso vediamo quali sono i fattori esterni per quanto riguarda la persona che hanno pensato qui del gruppo numero 3 verso di loro. Quali sono i fattori esterni per la persona che hanno pensato qui del gruppo numero 3 verso di loro? Quali sono i fattori esterni? Allora, c'è la carta del 9 di coppe, la carta del 7 di denari, caduta in posizione orizzontale, con la carta del 9 di bastoni. Allora, abbiamo due 9 e ho visto anche l'eremita, quindi 9-9-9. È possibile che un ciclo si sia chiuso con questa persona oppure che si stia praticamente per chiudere affinché poi se ne possa aprire un altro. I fattori esterni possono indicare la vostra energia oppure l'energia che circonda praticamente questa persona. E quello che vedo è che qualcuno sta cercando di aspettare, di investire per ottenere qualcosa che lo renderà praticamente felice. Quindi è possibile che voi, se si tratta della vostra energia, state investendo le vostre energie, il vostro tempo in cose che vi rendono felici, in qualcosa che vi fa sentire in un'energia stabile dal punto di vista emotivo. Vedo anche che gli sforzi che sono stati fatti nell'ambito di una situazione, la persistenza che si è avuta, la perseveranza, il fatto di non mollare ha portato dei buoni risultati o sta portando dei buoni risultati per voi in qualche ambito. Altrimenti questa è l'energia di questa persona. Avverto anche che questa è una persona che non si arrende facilmente, è una persona che potrebbe avere forse delle difese alte, che potrebbe aspettare il momento giusto per fare qualcosa, che desidera particolarmente, che concerne il rapporto con voi. Adesso vediamo quali sono le speranze o le paure della persona che hanno pensato voi del gruppo numero 3 verso di loro. C'è la carta del fante di bastoni e la carta del 2 di bastoni. Quindi questa persona spera di avere delle idee chiare, di fare la scelta giusta, di comunicare, di muoversi, di esplorare la possibilità di avere un nuovo contatto con voi oppure di fare qualcosa con voi. Adesso vediamo quale sarà il risultato per la persona a cui hanno pensato voi del gruppo numero 3 verso di loro. Qual è l'energia del risultato della persona? Allora, c'è la carta del 9 di spade, asso di bastoni e 3 di bastoni. Questa persona aspetta di avere un nuovo inizio con voi, aspetta forse di rivedervi e se si tratta di una persona con la quale ci sono rapporti di tipo intimo, quella persona vi dico chiaramente che sta aspettando quello. E questa è anche una persona che è fantastica molto su di voi, specialmente durante la notte, potrebbe avere difficoltà a dormire in alcuni casi. E, insomma, è una persona che potrebbe essere molto attratta da voi. Se non si tratta di un rapporto di tipo sentimentale, questa persona sta aspettando di cogliere un'opportunità con voi, di fare qualcosa con voi, però per qualche motivo si stressa. Ci potrebbe essere della distanza tra voi e questa persona al momento attuale. Vediamo perché c'è il 9 di spade con l'asso di bastoni per quanto riguarda la persona. C'è la carta del fante di spade e la carta del 10 di spade. Questa persona ha paura di essere ferita nuovamente da voi, ha paura
di una chiusura o di qualcosa che giudica essere quasi un attacco, che viene fatto alle spalle. Forse perché ha paura che voi possiate dire qualcosa che la ferisce, oppure perché ha paura che voi vogliate non avere più a che fare con lei. Quindi è una persona che è in ansia, sta cercando di capire voi come potreste reagire. Quindi vi potrebbe spiare parecchio, potrebbe cercare di osservarvi, di capire se ci sia questa possibilità di un nuovo inizio e si preoccupa al riguardo. Se non si tratta di un nuovo inizio, si tratta di un'opportunità che vuole cogliere, però per qualche motivo ha paura della vostra reazione, ha paura, di quello che voi potreste dire. E avverto tanta ansia, tanta paranoia che questa persona ha. Ci potrebbe essere stata forse una chiusura tra di voi. Questa persona vuole cercare di cambiare la situazione, di aprire, di sbloccare una nuova opportunità, però potrebbe avere paura di quello che voi potreste praticamente fare nell'ambito di quella circostanza. Ecco perché pensa ad un nuovo inizio. E vedo che si farà praticamente avanti a quanto pare, questa è la sua energia. Questo è come emerge, io vi ringrazio per aver visto questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo, ciao a tutti!